Buongiorno a tutti da Getty Red, alla voce di Rovigo Chioggia in diretta. Siamo con Leandro Maggi, il nostro inviato da Chioggia, che è proprio dove sei sulla motovedetta della Capitaneria di Porto. Raccontaci, Leandro. Sì, ciao, ciao Katie, buongiorno agli ascoltatori. Noi siamo sulla motovedetta che ha accolto in rada la nave, la Viking. Un attimo che provo a cambiare la telecamera, vediamo se riusciamo a farvi vedere un Grazie. po' di cose. Naturalmente tutto questo in diretta, come vediamo il sindaco un collega sta intervistando e là in fondo vedete la Viking. Buongiorno al sindaco di Chioggia, Mauro Ormelao. Che opportunità è questa, sindaco, per Chioggia? Un'opportunità importantissima per la nostra città. La crociera poi riparterà domenica alle ore 14, quindi rimarrà qui 48 ore. Niente, noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo già dato tutte le informazioni al tour operator, per informare appunto i turisti, i viaggiatori, i passeggeri che sono a bordo e anche l'equipaggio che c'è una 3 giorni di festa a Chioggia, la Marciliana, quindi che non vadano solo da altre parti ma che rimangano in città per visitare ovviamente la nostra città, mangiare bene e poi visitare appunto il centro storico, anche la nostra spiaggia e partecipare alla Marciliana, insomma, vedere questa rievocazione storica importante. Sottolineando anche l'importanza economica che questa crociera porta, è un'opportunità, una tantum, oppure avete in programma altri sbarchi da parte delle crociere? Ma da notizie che ho, entro la fine dell'estate dovrebbero arrivarne altre 3-4. Però quello che punto da sindaco è che Chioggia diventi l'hub principale per l'Adriatico della Viking. Io su questo sto lavorando, spero di farcela perché sarebbe turismo, sarebbe nuove opportunità di lavoro, quindi una Chioggia che potrebbe tornare ad essere protagonista anche dal punto di vista delle crociere. È una nave costruita in Italia, nei cantieri Fincantieri di Ancona. E l'armatore da dove sono? Gli armatori sono norvegesi, ma anche a bordo ci sono norvegesi, americani, inglesi e canadesi come tra i passeggeri. Però ripeto, il vicepresidente è un italiano, quindi parlerò anche con lui poi e parlerò insomma che noi siamo pronti ad ospitare. E definisco Chioggia come l'aeroporto di Treviso, no? Che è il punto di partenza della Ryanair. Vorrei che Chioggia diventasse appunto l'hub per la Viking e mi permetto di ricordare anche che tutto questo è stato possibile alla lungimiranza del comandante Oscar Nalesso e anche al dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'ingegner Massimo Sessa, perché veramente hanno sempre creduto nelle potenzialità del porto di Chioggia e della nostra città.